Io avevo compiuto 18 anni, eravamo nel 1944. Li ho compiuti il 18 febbraio. Nello stesso giorno il famigerato gerarca Graziani aveva emanato un bando dove diceva che coloro che non si presentassero, chiamati dalla Repubblica di Salò, o gli sbandati, sarebbero stati condannati a morte. Io non mi sono presentato, ero un renitente, 18 anni ed ero condannato a morte. Il momento più importante, il momento che per me considero il più alto del momento in cui io entro a far parte viva, vera, della Resistenza, è l'incontro con Giovanni Aloisio. Luigi. Se dovessi non più tornare, mi sembra che la mia vita stroncata sulla montagna con i partigiani sarebbe ben spesa. E così è cominciato un po' la mia vita di partigiano, ma vorrei dire più che guerriero, un partigiano in senso morale, in difesa della libertà. Non questo perché voglia scusarmi della mia presenza in mezzo a voi, per l'amor di Dio. Famiglia operaia, famiglia proprio di lavoratore, perché mio padre ha sempre lavorato un po' dappertutto. E avevo già finito le munizioni, non sapevo più cosa, sentivo sparare una cosa. Allora mi sento tirare, mi dico, aria, aria, vieni via, vieni. Era Pancio, gli dico, Pancio, ma dove andiamo? Dobbiamo correre al comando perché i tedeschi stanno passando. Ci piazzano davanti alla chiesa, col portone d'esecuzione davanti, il sergente là dà. E dà un ordine e i fucili così, no? Pancio mi teneva per mano, mi diceva, aria, hai paura, ma io non avevo, ero un tontito, non capivo più niente, ero già morto, mi aspettavo fuoco, no? Ad un certo punto dovetti lasciare Ovada, salì ad Acqua Bianca, che si trova dalle parti di Vara, dalle parti del Sassello, un paesino nascosto tra i monti, dove lì aveva sede la brigata Buranello. La cosa bella fu per me quella di incontrarmi con Pancio, con Giovanni Villa. Pancio era entusiasmo, era forte, era audace, era bello stare con lui. E rimanemmo una notte intera sotto un albero così
a chiacchierare, a guardarci, a fare grandi progetti. Irina Ferrari, nome di battaglia? Milli. Milli. A un certo punto, siamo verso le 5 o 6 del mattino del 25 aprile, giunge la notizia che stanno trattando accanitamente, diciamo, il parroco e Ravera e altri con il comando tedesco alle 8:30. La notizia è che i tedeschi lasciano Ovada senza fare danni, però tengono le armi. Una parte di noi non è che fosse tanto d'accordo, però Monsignor Forello Cavanna, guardandomi, disse: pensaci bene, dice, non fate gesti che possono, se ne vanno tranquillamente, Ovada è libera. Dico: Monsignore, va bene. E li vediamo sfilare e andarsene. Scendiamo in Ovada al grido: Ovada è libera, Ovada è libera. Tutti gli ovadesi dalle finestre per strada a salutarci, a chiamarci per nome, a buttarci fiori da dove ce n'era. Fu proprio un giorno meraviglioso. A Ovada fu veramente festa.